Ciao Tiziana, bentornati tutti quanti all'Ottava Freccia. Anche oggi toccheremo uno dei temi ricorrenti dei brani, dei testi che appunto in qualche modo caratterizzano la musica country. Cosa c'è di più caratteristico dei cavalli e del rodeo? Noi di cavalli sicuramente abbiamo parlato tanto in questa rubrica e tanto ancora ne parleremo. Il rodeo è anche questo un argomento che viene molto spesso ripreso. Abbiamo anche degli artisti che in qualche modo erano a loro volta impegnati direttamente appunto nel rodeo, che è una delle istituzioni poi tutto sommato dell'America del country. Chi non si è commosso almeno una volta ascoltando July in Cheyenne, questo meraviglioso brano di Aaron Watson che tratta appunto della morte di un rappresentante appunto grandissimo del rodeo americano. Stiamo parlando di Lane Frost, che è morto, che è mancato proprio a causa di un incidente avvenuto durante un rodeo molto importante, che è quello dei Frontier Days in Cheyenne nel 1989, quando noi siamo stati in America, abbiamo visitato appunto Cheyenne, abbiamo visitato il museo dei Frontier Days, abbiamo visto questa statua grandissima che appunto si trova proprio all'ingresso del museo, e i cimeli che appartenevano a questo ragazzo che purtroppo ci ha lasciati per questo incidente sotto gli occhi dei suoi fans, e che viene ricordato appunto come una persona assolutamente solare, una persona assolutamente positiva e piena di voglia di vivere. Un brano veramente molto molto suggestivo, molto emotivo, July in Cheyenne, che significa appunto luglio, luglio a Cheyenne, luglio chiaramente il mese in cui si svolgono i Frontier Days, e chiaramente il mese in cui Lane Frost se n'è andato. Ci sono altri brani, anche chiaramente con toni molto diversi, che trattano il tema del rodeo. Mi viene in mente per esempio il brano di Chris LeDoux che si intitola 8 Seconds Ride, 8 seconds perché appunto sono gli 8 secondi necessari appunto per restare in sella al toro secondo gli standard della competizione. E noi ricordiamo che Chris LeDoux era a sua volta un cavaliere che ha fatto rodeo. Ricordiamo che a KC troviamo appunto una bellissima statua di lui che cavalca un cavallo selvaggio sopra, simbolicamente poggiando appunto su una grande chitarra che invece è simbolo chiaramente della musica. Sul cancello appunto di questo palco lui dedicato a KC c'è il suo nome e in qualche modo il ricordo di lui come bareback rider, cioè come di un cavaliere che cavalcava bareback, cioè a pelo. Però attenzione, perché 8 Seconds Ride non ci parla di un cavaliere che appunto cavalcava cavalli, ma bensì tori. E anche in questo caso non manca la tematica del viaggio, come abbiamo visto in passato. In modo particolare vengono nominati New Mexico e Santa Fe, e in modo particolare ci viene detto un pochino cosa può spingere una persona a intraprendere la strada del rodeo. Lui ci parla di passione, ci parla di orgoglio, però ci parla anche di paura e di abitudine in qualche modo anche al dolore, e ci nomina una sorta di dipendenza dal rischio, da quell'adrenalina che viene appunto provocata dal rischio. Chris LeDoux, da grande appassionato chiaramente di cavalli, ci ha scritto dei meravigliosi brani che parlano non di rodeo, ma proprio di cavalli, proprio del cavalcare in sé. Me ne vengono in mente molti. The Ride è un brano molto bello in cui il testo ci dice appunto di essere sempre in qualche modo ritti in sella, sempre a testa alta, and enjoy your ride, e quindi godetevi la vostra cavalcata. La cavalcata non è solo quella in sella, ma è chiaramente la cavalcata della vita. L'ho anche nominato, l'ho anche citato nel brano che ho scritto Solo Wyoming. E poi Riding for a Fall, un altro bellissimo brano che utilizza l'espressione Riding for a Fall, è un modo di dire in americano, che significa appunto vivere
andando alla ricerca appunto del rischio, vivere sapendo già che qualcosa potrebbe eventualmente andare storto. E poi He Rides the Wild Horses, qui si parla di nuovo di rodeo, ma si parla appunto di un uomo, appunto di un atleta che in questo caso cavalca cavalli, non tori come in 8 Second Ride, e in questo brano c'è una specie di in qualche modo di avvicinamento che viene fatto tra appunto l'uomo e il cavallo selvaggio, dicendo che poi alla fine entrambi possiedono lo stesso sangue indomito nelle vene. Parlando di cavalli, però, mi verrebbe voglia di citarvi un brano forse un po' meno, forse un pochino meno conosciuto, però molto molto bello, secondo me, e con un testo che merita molto, e si chiama Horseman di George McAnthony, e tratta appunto, anzi, in questo testo il cavallo, lo stallone, parla in prima persona e in qualche modo ci racconta come viene avvicinato dall'uomo, come impara a fidarsi dell'uomo, come impara a rispondere al suo nome quando viene chiamato dall'uomo, che infine diventa suo amico per concessione dello stallone stesso, quindi per una in qualche modo empatia che si crea tra i due. Ed è molto bello perché in qualche modo è forse anche un pochino un'idea, o comunque rappresenta anche un aspetto forse meno coercitivo, meno legato all'aspetto del rodeo, di quant'altro della competizione, ed è un qualcosa di molto più naturale e vicino, insomma, al rapporto con la natura e con il cavallo, che chiaramente noi amiamo tanto. Ricordiamo, tra le altre cose, che George McAnthony non era americano, ma il suo vero nome era Georg Spitale ed era italiano. E sì, è vissuto in gran parte in Italia, è vissuto anche in Germania, in Svizzera, un pochino anche in Francia tra il 66 e il 2011, quando è mancato, ma lui appunto era italiano. Quindi scrivete italiani, perché anche noi siamo capaci di fare cose grandi, no? Quindi anche nel country, quindi non smettete mai di scrivere, non smettete mai di credere in quello che scrivete e di scrivere quello in cui naturalmente credete. Vi lascio con un grandissimo bacio e ci vediamo la settimana prossima.